Ciao Luca, ciao a tutti. È finita la serie positiva del Como, è finita la serie positiva di Cesc Fabregas dopo 7 risultati utili, record recente eguagliato sia nella scorsa stagione che di 2 anni fa con Gian Gattuso. Dopo 7 partite il Como torna a perdere una partita che probabilmente nell'economia delle 7 gare forse era una di quelle che ha giocato anche non peggio, Ah no, Luca. no, sicuro, come un po' forse aveva conquistato più di quanto non avesse magari effettivamente meritato col Modena. Oggi, insomma, oggi sabato c'è stato l'altro lato della medaglia, il Como che forse il miglior Como per certi versi, comunque il più pericoloso delle ultime partite, ha perso. Quindi sei Lamezia. d'accordo con me che ho scritto sabato buon primo tempo e mi hanno contestato questa frase. A me dal vivo, perché l'ho vista dal vivo, il Como per piglio, un po' per personalità, non mi è dispiaciuto, soprattutto in quel finale di tempo dove ha creato anche No, qualche. solo nel finale, perché è partito molto molto male il Como, molto male, ha subito l'iniziativa. Io vedevo, insomma, l'impressione anche del famoso possesso palla, erano delle percentuali non da Como di Fabregas, Beh, sì. eravamo oltre il 60% per il Beh, Brescia, no? Tanto quindi per... nella norma. Sì, però no, no, poi il Como ha preso l'iniziativa e sono migliorate. Un ottimo finale di primo tempo, questo sì, che poi ha dato anche lo spunto, secondo me, anche per una bella ripresa, soprattutto. Fabregas, cos'è che ha detto al termine della partita? Una frase mi è rimasta un po' impressa. Partite come queste non le perderemo più. In effetti, diciamo che il Brescia ha fatto un po' il Como dell'ultimo periodo, no? Che magari un po' sornione, però poi la zampata la trovava. Diciamo che quella zampata che ha trovato con l'1-0 a me mi è rimasto un po' qui. E non per sto clamoroso errore di Curto, come dicono tutti, sì, ha tentato un dribbling a metà campo, ha perso palla. Però se si riguarda bene l'azione c'era tutto il tempo per recuperarla, no? Sì, sì, Si è sì. prodotto un 3 contro 3 e quel tiraccio da fuori in diagonale molto lento, io non capisco come sia stato possibile che poi sia passato. Ecco, mi sembra un errore di posizione un po' clamoroso quello di Semper. Sì, l'errore più importante è quello di Curto, però non ci sono santi, cioè la colpa è sua, non esci così a fare un dribbling se sei l'ultimo uomo. Poi è vero che c'è tutto il tempo per recuperare, credo che sia purtroppo un errore di Sogni, che a me era piaciuto un sacco prima del gol, perché era stato pulito, era stato veramente importante in tutte le azioni del Brescia. E mi pare che gli abbia lasciato un po' troppo spazio, un po' troppo spazio. Poi la palla passa sotto le gambe e Semper forse non è piazzato benissimo, forse non se lo aspetta, forse non lo so, Non lo non è so, messo benissimo Semper, questo io sicuro. sono convinto No, c'è che una responsabilità di tanti, Curto secondo me al 70%, 30%, forse anche 60% e 40% purtroppo degli altri. lì siamo andati un po' in bambola, anche se poi abbiamo avuto due clamorose occasioni, una con Sala, quel tiro di Odenthal alla botta sicurissima, io non so come abbia fatto a prendere Lazzarini, lì ha fatto una parata veramente stratosferica. Quello è lo sliding doors della partita, perché Eh sì, eravamo 1-0 ancora, certo. era intorno al 25, 30esimo quell'azione, forse sì, Era già gol, 25, era già gol. no? Vai sull'1-1, Como che stava dominando in quel momento, dopo il gol subito. Si poteva anche pensare che Como potesse andarla a vincere o comunque creare i presupposti per, anche perché poi sono arrivate altre occasioni, più il Brescia è rimasto senza portiere alla fine, Beh, lì quindi non li abbiamo neanche più tirati non in porta. importa, esatto, quindi niente. Succede sempre così, no? Quando mettono in porta un giocatore, Sì, poi. poi c'erano 11 a Sì, coprire sì, sì, sì. l'area. Sì. Diciamo che comunque abbiamo regalato una bella spina dorsale sabato, perché comunque rinunciare insieme a Barba, Ioannou, Koné e Iovine, comunque puoi anche pagarla Sì, una situazione del certo, sono gli genere. uomini importanti, poi alla fine.
se mancano. Allora, diciamo che in questo momento il bilancio di campionato di Coné non è esaltante. No. Resta il fatto che è un giocatore unico nel suo genere lì in mezzo, e io penso sempre che quando non ci sia ci manchi veramente tanto, al di là che poi non è che abbia giocato chissà quanti minuti, e quindi no, dire siamo con i dipendenti, no. No, no, però in partite del genere sì può aiuto. Può dare una mano, certo. Risultati clamorosi, però siamo tornati da Brescia tra virgolette un po' più sereni, perché poi davanti c'è stato un'ecatombe di insuccessi, a iniziare dalla capolista Parma che si è fermata 0-0 a Cosenza, le sconfitte di Venezia. Cremonese, Venezia, Catanzaro, il Modena che pareggia col Cittadella. Io non ero così contento, ho detto caspita, vinci oggi secondo da solo. Certo, da un lato è così, dall'altro lato mal comune mezzo gaudio. Sì. Sta salendo clamorosamente la Sampdoria, che nelle ultime 6 ne ha vinte 5, e dove ha perso la Sampdoria l'unica partita nelle ultime 6? A Brescia. Sì. Pirlo un pochino più concreto, ha lasciato difesa 3, quindi si adeguano. E anche Maran un po' più concreto. Tutti si adeguano alla categoria. Senti, Pagelle, voglio sapere da te che voti hai dato. Beh, un po' di luce e ombre, perché sono partite non semplici da giudicare, perché sono partite in cui magari giochi anche bene per tratti, e va. Beh, insomma, a me è piaciuto molto Vignali, dico la verità, un po' perché era la sorpresa, no, della formazione in panchina da sempre, non aveva mai giocato praticamente in questo campionato. Insomma, è riuscito comunque a incidere con i suoi passaggi. Io ricordo il traversone sul colpo di testa di Sala nel primo tempo, è suo, una palla messa in mezzo, un traversone rasoterra su cui nessuno è arrivato nel secondo tempo, era sua, sul colpo di sul controbalzo quello di Sala nel secondo tempo il traversone era suo, quindi nelle azioni importanti c'è sempre stato, e ha dato una bella presenza, quindi lui bene. Io ho dato anche 5 a Curto, ho messo voti bassi in difesa e 5 a Curto per quell'errore lì importante, in una partita in cui comunque non aveva fatto per niente male. Mi è piaciuto a me è piaciuto Bellemo anche. Da tanti non è piaciuto, invece nel primo tempo dicevo guarda Bellemo finalmente. A me è piaciuto Da Cugna per personalità, è un centrocampista moderno che sta crescendo molto, mi è piaciuto Sala. E un po' in ombra Cutrone, che tra l'altro non segna da 4 partite, da quando pensavamo di aver trovato il bomber, perché stava andando in rete anche con una certa regolarità, si è un po' fermato, e se si ferma anche Patrick poi sono dolori. Verdi come al solito fa una cosa buona, non è inciso, purtroppo ho preso la traversa. Oh, io devo sempre difenderlo, però Gabriellone è entrato e in 25 minuti ha fatto due ottime conclusioni, una super parata di Lezzerini, un colpo di testa. Io però gli ho messo 5 e mezzo. Era due gol sbagliati, però si fa trovare sempre lì. Anche Blanco, un altro che è entrato, ha sbagliato due gol pure lui. Sì. Riesumato Blanco, Fabregas li sta veramente impiegando tutti. Io sono veramente dispiaciuto invece per questo accantonamento di Chaya, un giocatore a cui Como stravediamo un po' tutti, abbiamo imparato a conoscerlo bene in questi 3 anni. Mi preoccupa il suo accantonamento, perché non utilizzarla a Brescia quando siamo in difficoltà, stiamo perdendo, ci mancano uomini, fa capire che non è probabilmente nei sogni di Cesc Fabregas. Sappiamo che Fabregas da lui vuole molta corsa senza palla, che non ha. Speriamo solo che sia una fase in cui Fabregas stia lavorando su di lui per migliorarlo, perché rinunciare a Chaya secondo me è una cosa incommentabile. Però se questo allenatore l'abbiamo, non possiamo dire riconoscerlo perché 5 partite, però ha dimostrato che anche Scaglia a parte, che ormai è fuori dal progetto evidentemente,
che scaglie a parte hanno giocato tutti, anche chi proprio non ti aspetti, no? Sì. Quindi io credo che non è finito lì, Chaian continua a difenderlo Pino, però, Luca, per me però Chaian non lo considero come gli altri 20 in rosa, cioè secondo me è un giocatore con un potenziale del genere. Ti ricordi come era entrato a Brescia 2 anni fa, nella prima vittoria di Jack Gattuso? Cioè quel giocatore lì comunque ha fatto vedere di essere devastante in troppe occasioni per poter rinunciarci poi un po' così. Niente, dai, accantoniamo questa sconfitta, prima o poi doveva arrivare, è arrivata nel momento giusto, non è arrivata nel momento giusto, è arrivata. Arriva. Facciamocene una ragione, sabato arriva il Senigallia al Palermo, squadra sicuramente di blasone, di rango, si sta anche tirando un po' fuori dopo momenti di crisi. Poi sta iniziato a segnare tanto il bomber Brunori. Sarà una squadra molto osca e sarà una partita molto delicata. Tra l'altro, ultima partita di Cesc Fabregas sulla panchina del Como. In pratica scade la sua deroga. E quindi già poi in 2 giorni bisognerà capire chi sarà il suo sostituto, perché poi a Santo Stefano si torna in campo subito. Sì, sono veramente curioso di capire come gestiranno questa situazione, al di là che Fabregas rimarrà al suo posto, perché è chiarissima la cosa. Il fatto di non poterlo più annunciare come allenatore, probabilmente dovrà anche annunciare qualche conferenza stampa, perché cosa fa? Poi parla il vice tutte le partite. Non mi sembra che sia una roba. Non lo so, sono molto curioso. Quello non è un problema, la società può mandare chi vuole a parlare. Quindi. Sì, però bisogna anche stare attenti poi, perché comunque ci sono dei regolamenti per cui poi una società deve dimostrare effettivamente che chi allena ha dei requisiti per allenare. Si affiancherà uno con patentino, c'è già di cassetti. In teoria c'è già, vediamo. Questa è una delle scadenze. La seconda scadenza, clamorosa, io non vedo l'ora, oggi, lunedì 18, dovrebbero arrivare sul tavolo del Como i 3 studi di fattibilità del nuovo stadio, delle 3 società incaricate. Difficilissimo sapere qualcosa oggi o questa settimana, ma il Como avrà sul tavolo 3 studi clamorosi, perché c'è comunque il nuovo Senigallia. Io mi immagino qualcosa di mai visto. Non sei gasato anche tu, Pino, su questo aspetto? Sì, sono gasato, ma fino a un certo punto, perché gli studi, i rendering sono sempre bellissimi, no? Poi però ci si scontra con la burocrazia, con il territorio, no? Quindi finalmente, dopo anni di chiacchiere, no? Abbiamo probabilmente in questi giorni, magari la società gli farà anche vedere, non lo so questo. Sono d'accordo, Luca, però se tu affidi a una società gigantesca nel mondo, un colosso, 3 colossi nel mondo degli studi di fattibilità di stadi nel mondo, io sono ottimista, perché penso che comunque abbiano valutato tutti questi aspetti, quindi non ci troveremo lo stadio, cioè non è che la società porta qua uno stadio a 7 piani, poi a 7 piani non si vede, hanno oscurato il lago, cioè quindi comunque avranno studiato qualcosa che abbia il miglior impatto ambientale, che sia conforme al 100% alle esigenze della cittadinanza, di Como, della storia di Como, di tante cose, per cui sono curioso per quello, perché in teoria presenteranno dei progetti per poi realizzarli, quindi già un po' limati in tutti i dettagli possibili, no? Sì, penso di sì, però vediamo, appunto, perché poi la burocrazia, ripeto, io ho seguito un po' quello che è successo a Cantù, cioè tra il dire, cioè il progetto, il rendering del nuovo palazzetto c'è da 2 anni, forse di più, e solo adesso, forse a marzo, cominceranno i lavori con la prima pietra, quindi... Cominceranno lì? Sì. Cominceranno, sì, giusto? C'è stata l'aggiudicazione ufficiale. Non ci sono più dubbi, che si parte. No. Si parte. Ecco, dai, comunque qualcosa si sta muovendo e... No, l'importante è smuovere le cose, perché... Stiamo dimostrando che le cose si possono fare, ecco, vediamo. Cantuso partiranno a breve, sono partiti.
Speriamo che a Como, dai. A proposito di burocrazia, invece, io ho una notizia per vie traverse non felicissima sui 1000 posti in più al Sinigaglia. Qualche problema un po' grossino ci potrebbe essere, legato anche all'ubicazione dell'hangar, l'unico via cancello d'uscita, e boh, speriamo, ma non sono più così ottimista, perché anche il fatto che il Como abbia lanciato i pacchetti per il ritorno, quindi per gennaio, e non abbia messo dentro posti in curva, fa pensare che qualche problema in più del dovuto c'è. Mentre a Brescia alla fine siamo andati e tornati nel giro di poche ore, e si è visto come si gestisce un afflusso e un deflusso di comunque 800 tifosi, tra cui la maggior parte arrivati in macchina, quindi cioè non è che sono arrivati 10 pullman a Rigamonti ed è più facile, riprendi 10 pullman, li porti via. C'erano anche parecchie macchine, ci hanno tenuto dentro per un buon tre quarti d'ora, ma poi quando si è trattato di uscire con la scorta, preso, siamo arrivati in autostrada veramente in poco tempo, nonostante una Brescia paralizzata per questo deflusso. Quindi le cose si possono fare, e chi ha esperienza poi in questi campi le cose le fa anche a dovere. Abbiamo detto della prossima partita di sabato, si giocherà subito dopo Natale, il 26, anche a Cosenza, giro di 3 giorni, quindi si passa da Palermo a Cosenza. Non c'è pace, non c'è riposo per i giocatori, no. In questo periodo arriverà dopo il riposo. Io questa data del 26 la trovo veramente clamorosamente assurda, ma vabbè, tant'è, non lo so. C'era proprio bisogno. Piace così tanto. C'era proprio bisogno di una partita del 26. Box. Mi chiama? Boxing Day. Ecco, bella roba. Boxing Day. Boh, vabbè. Con questo è tutto, vi salutiamo. Forza come sempre, oggi più che mai, dai. Ciao.